Un altro match salvezza dopo la Jesina Lavezzano, questa volta in casa, tra le mura amiche. Un'altra battaglia da vincere a tutti i costi per mettere altro fieno in cascina e avvicinarsi sensibilmente alla zona tranquilla che garantisce la partecipazione al prossimo torneo di Serie D. Una volta conquistata, il Vasto Gerardi potrà pensare a qualcosa di più importante. Prima però c'è da lottare, partita dopo partita, perché una matricola non si può permettere il lusso di prendere sotto gamba qualunque avversario. Attenzione all'Avezzano, il monito del direttore generale Antonio Crudele. Siamo soddisfatti, ma dobbiamo continuare e cercare continuità nei risultati. Alle porte c'è la gara contro l'Avezzano, terzultimo in classifica, ma in alcun modo rassegnato all'idea di partecipare ai play-out. Una concorrente diretta, dunque, e per questo da non sottovalutare. Capitolo mercato, la società è pronta a tutto pur di centrare la salvezza, lo dimostra l'attenzione che il DS Giorgio Marinucci Palermo ha nei confronti della rosa. L'ultimo tassello si chiama Luca Pigozzi, classe 2000, professione centrocampista, di cui si dice un gran bene. Ieri mattina visite mediche e firma del contratto, poi subito in campo per immagazzinare le idee tattiche di Farina. Per domenica sarà disponibile al pari di Di Lullo, che ha scontato il turno di squalifica. Nulla da fare invece per Di Stasio, alle prese con un malanno muscolare.